Il viale Santa Vendrace, la strada che avete appena visto in queste immagini, era nel lontano anno zero, in periodo romano, il viale d'accesso alla città di Carales, una città romana che vedeva lungo questo viale sul lato sinistro la vera e propria città dei morti, una grande necropoli che noi scopriremo in esclusiva per voi. Seguiteci. Quello che vi stavamo raccontando poc'anzi è che questa zona collinare, quindi la zona del famoso colle di Santa Vendrace, era per l'appunto famoso perché aveva una grandissima necropoli, una necropoli fenicio-punica ed una necropoli romana. E lungo il viale nel 1800 si sono insediate queste casupole. Le immagini che avete appena visto indicano che queste casupole sono tutt'oggi abitate. Ma dietro queste case cosa si nascondeva e cosa tutt'oggi si nasconde? Lo potete vedere con queste immagini esclusive. Sono presenti delle cavità sotterranee allo stato attuale murate. Murate da dei blocchi calcarei, sembrerebbe pietra tuffacea, giallognola, che occlude l'ingresso di probabili passaggi sotterranei. Infatti adesso raggiungeremo un gruppo degli speleologi che stanno cercando di accedere ad un passaggio sotterraneo del tutto inedito. Alti e bassi, il colle è pieno di sentieri che si spingono in alto e si inerpicano nelle pendici della collina di Tuvigedu. Infatti sul lato sinistro, ed è questo lato, troviamo degli interessanti ruderi. Sono i resti di villini in stile liberty dei primi anni del 1900. Sono dei villini liberty quasi labirintici perché presentano degli ambienti costruiti in muratura e soprattutto degli ambienti sotterranei. Indossata la tuta speleologica ci addentreremo ora in questi cunicoli sotterranei perché dietro alla villa sono presenti dei passaggi segreti. Ma notate queste particolarità, le radici e quindi le piante e dunque la natura oggi sta cercando di riappropriarsi dei suoi spazi perché questa villa priva di coperture, priva dei tetti che un tempo coprivano una grande superficie calpestabile sta cadendo a pezzi. Vedete che qua c'è tantissima vegetazione, noi passiamo in mezzo a questa vegetazione che non calpestata indica che nessuno è passato di recente in questo ambiente sotterraneo. Seguiteci e superate queste erbacce che invadono quello che era un ambiente domestico. Immaginatevi una cucina. Ed in questa cucina erano presenti una serie di tubi, vedete, qua vi erano dei rubinetti, quindi l'impianto idraulico che consentiva alle persone di poter provvedere al fabbisogno della casa, al fabbisogno domestico. In questo ambiente le persone cucinavano, ma cucinavano in un ambiente molto molto particolare. Quella che nel 1900 era la cucina dei vivi, ebbene aveva luogo in una tomba di persone dunque defunte. Questi sono dei veri e propri arcosoli, degli arcosoli molto particolari scavati dagli antichi romani per poter deporre in questo caso particolare due salme. Quindi le persone in posizione rigor mortis, una volta prive di vita, venivano lasciate, adagiate sul suolo sacro dagli antichi romani. Possiamo fare brevemente un calcolo, qui vi erano due persone, altre due salme là, altre due là dietro, altre due lì, insomma più di 20 cadaveri erano stati molto probabilmente sepolti in questo ambiente sotterraneo. Ed è un ambiente sotterraneo straricco di peculiarità, immaginatevi che ogni centimetro quadrato di questo ambiente è ricchissimo di fossili, di valve di molluschi e soprattutto di resti fossili di pesci marini. Dalla presenza dell'intonaco, da questi mattoni pieni, così venivano chiamati dai cagliaritani, mattoni realizzati quindi con del cotto, con della terracotta, possiamo dedurre che questi ambienti sotterranei nel 1900 erano stati chiusi mattone sopra mattone, poi ad un certo punto, durante l'abbandono di questa storica villa in stile liberty, queste pareti sono state sfondate da mani anonime. Mani anonime che avranno anche asportato dei preziosi reperti, perché si notano ancora oggi degli scavi e delle attività clandestine di scavo, probabilmente non autorizzato. E questi ambienti erano ricchi di suppellettili,
suppellettili funerarie, anfore, gioielli, ampolle portaprofumi, soprattutto lucerne, che dovevano accompagnare il morto lungo il suo viaggio nell'aldilà in questa dimora di defunti. E purtroppo in questa dimora di defunti oggi sorgono, anzi giacciono sui giacigli di morte, questi elementi che io evito di commentare. E a proposito di misteri, in questo punto abbiamo trovato un pertugio, una apertura che si apre alla base di questa parete di roccia, circondata dai verdi capperi, da queste piante molto molto particolari, onnipresenti sul colle, e qui troviamo del cemento. Ma cos'era questo ambiente sotterraneo? In particolar modo, a cosa sarà servito nel lontano passato? Per poter capire cosa nasconde al suo interno, è bene addentrarci. In ambito speleologico è sempre corretto entrare con i piedi perché potrebbe essere presente dell'acqua e quindi entrando con la testa potremo fare quella che viene chiamata la fine dei tuppi, cioè annegare con la testa sott'acqua. Invece utilizzando in questo modo i piedi, vedete, scivoliamo sotto e i piedi in questo caso sentono soltanto la forte umidità ma non sentono l'acqua. Beh, il segreto lo sveleremo a breve. Seguiteci ed entrate con noi sotto. Ebbene, entrati in questo ambiente sotterraneo, notiamo una particolarità. Sul fondo dello stesso sono stati lasciati dall'acqua che si è ritirata nel corso del tempo dei residui oggi fangosi, un tempo limaciosi, e quindi il limo, essendosi asciugato nel corso degli anni, ha lasciato sul pavimento una sorta di deposito di impurità, comprese queste modernissime bottiglie che sono cascate quasi certamente da questo pertugio, dall'apertura della cavità sotterranea. Sul lato destro notiamo però un elemento esclusivo di queste cavità, che dietro un muro si intravede un arco. E a proposito di misteri, questo arco è molto particolare. Molto probabilmente questo arco era un arcosolio, e cioè un'antichissima tomba che risaliva al periodo romano, e quindi possiamo dedurre che l'uomo, gli abitanti della villa, nel 1900 hanno riutilizzato una vecchia tomba romana facendola diventare una cisterna che oggi è caduta nel dimenticatoio. E lasciato alle mie spalle un altro ambiente sotterraneo addossato alla roccia, dove la villa consentiva di accedere magari a dei magazzini, magari a delle altre cantine, in particolar modo segrete, possiamo riprendere il nostro cammino passando attraverso quella che era un tempo una finestra, per poter poi ripercorrere lungo questi sentieri della memoria storie, aneddoti e leggende. E questa storica villa, oggi fatiscente, era dotata non di uno, ma di ben due piani e di un piano sotterraneo. Andiamo a scoprirlo. E sotto il pavimento di questa storica villa abbiamo incontrato un amico, uno speleologo, che cunicolando sta cercando di capire cosa effettivamente si nasconde nel sottosuolo. Esattamente qua sotto, cosa hai notato? Qui abbiamo trovato una specie di cantina che è pieno di detriti, quindi bottiglie, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro. Stavamo cercando di capire se questa sala prosegue sotto la scala lì in fondo. E a quanto pare da questa parte muore, però verso il giardino è possibile che prosegua, perché c'è un muro costruito in pietra e cemento. Senti, ma dalle pareti, un po' da questi mattoncini che notiamo, no, lungo le pareti, sulla volta di questa cavità, quale potrebbe essere la datazione di questo ambiente? Ottocentesco, novecentesco? È ottocentesco, direi. Quindi precedente forse alla costruzione di questa villa? Certo, certo. E la volta com'è? Arcuata e piatta? No, è arcuata. Ci sono tubature alle pareti, cioè indizi sulla... che possano far luce sull'utilizzo di questo ambiente? Ci sono delle tubature, ci sono delle nicchie nei bordi, sinistra e destra, e ci sono delle tubature che arrivano, tubature grosse, però diciamo antiche, non recenti comunque.
Però di più non vi posso dire perché la sala ovviamente è piena di detriti e non, non si riesce a scendere più di tanto. Senti, siccome tu stai faticando, no, in questa posizione, io sarò molto rapido, mentre fuoriescono dei ragni, vedo dall'ambiente sotterraneo, insomma questi esserini che vivono nel buio, nascosti. Ma le tue sensazioni in questo ambiente, quali sono le sensazioni profonde che senti? È un ambiente sicuro, insicuro? Beh, insicuro perché tra i cocci, i vetri e poi la parete, questa volta sta un po' crollando qui, qualche rischio c'è a scendere. Però da queste pareti emerge una storia e ovviamente a noi interessa indagare e capire cosa nasconde, qual è la storia di questo sotterraneo, dove va a finire soprattutto. Senti, noi ti rilasciamo al tuo lavoro ad esplorare il cunicolo e riprendiamo i nostri passi sulle cosiddette curve della memoria. Seguiteci. Siamo entrati adesso in un altro ambiente sotterraneo. Nella parte alta, anticipato dalle immagini che avete appena visto, è presente, potete vedere quello che resta di un elemento mummificato in questa cavità. Un ratto, e non è di plastica. Questo è un ratto che si è mummificato col processo di quella che viene chiamata imbalsamazione naturale. Il perché presto detto? Perché dalle volte di queste cavità sotterranee cade del pulviscolo, che è della polvere di calcare, che in particolar modo è ricca di sali minerali che vanno a depositarsi sul corpo animale di questo povero ratto che ha fatto una brutta fine, e per l'appunto, andando ad asciugare quelli che sono gli organi interni, rende questo processo della mummificazione naturale. La stessa cosa che è accaduta alla famiglia Alagon, un gruppo di coniugi che erano stati seppelliti all'interno delle segrete delle cavità sotterranee della Basilica di Bonari a Cagliari. E giunti a conclusione di questo speciale, vedete, mentre gli speleologi, gli esploratori si consultano, siamo stati accompagnati da almeno una decina di persone, quindi io ringrazio loro per aver consentito di realizzare queste immagini esclusive. Alessandro, intervisto a te che segui un noto social network, dimmi tu quali emozioni si provano nell'esplorare questi ambienti. Allora Marcello, ennesima esplorazione, come sempre, in tua compagnia. Beh, chiaramente le emozioni ci sono, chiaramente, anche andare a scoprire laddove talvolta tutto viene magari messo da parte, luoghi inesplorati, nascosti, e si cerca davvero, non si capisce a volte il motivo di tenerli ancora nascosti e non invece di riportarli alla luce e valorizzare quel che abbiamo. Senti Rita, a telecamere spente chiudiamo questo servizio. Tu mi hai raccontato di una villa storica straordinaria presente a Cagliari, simile a questa in via Rossini. E cos'è accaduto in quella villa? Si dice, perché non ci sono prove, perché se si vanno a cercare documenti non si trova nulla, che in quella villa vennero assassinate una famiglia di commercianti che venivano da Vigevano, che vendevano filati ai cottoni a Cagliari. Ma quella villa è visitabile come questo ambiente? Purtroppo è stata demolita probabilmente a fine degli anni Ottanta, però sembrerebbe che ci sia ancora una parte sotterranea ancora intatta sotto via Rossini. Insomma, dei cunicoli, delle gallerie? Una vera e propria galleria che non si sa da dove si possa accedere.